Ciao ragazzi, in questo video farò domanda e risposta. In questa ciotola ci sono delle domande e io devo pescare senza vedere praticamente. E in tutto a disposizione 10 domande e dovrò rispondere in maniera sincera. Non ho idea di che cosa ci sia qua dentro e speriamo bene. Sei una persona migliore rispetto ad un anno fa? Oddio, secondo me sì. Cioè, rispetto a un anno fa non c'è paragone rispetto a come sono ora. Qual è il posto più bello del mondo? Domanda difficile perché io sono stata da diverse parti e non so dire qual è il posto più bello del mondo. Ora come ora direi il Molise perché c'ho il mio ragazzo da quelle parti e quindi per me è quello il posto più bello del mondo. Qual è il lato positivo di andare a scuola? Io ho finito la scuola da quasi 6 anni. Però quando ci andavo, sinceramente, non vedevo un lato positivo se non quello di imparare. Da una scala da 1 a 5, quanta paura hai del buio? Direi 2,5. Come sai di esserti innamorata? Oddio, questo non lo so. Semplicemente penso sempre a lui, lo so gli occhi alla notte, quindi penso di sapere di essere innamorata. Se potessi essere metà essere umano e metà animale, che animale sceglieresti? Bella domanda. Io secondo me sceglierei un coniglio perché sono sensibile e perché sono una ragazza molto paurosa, quindi secondo me mi vedrei molto bene fondermi con un coniglio. Qual è l'ultima cosa che hai comprato? Vediamo. Ho comprato praticamente due cornetti al cioccolato perché fa parte di una dieta speciale che devo seguire. Festeggerai il tuo prossimo compleanno? Io in 25 anni non ho mai perso, diciamo, la possibilità di festeggiare il compleanno, perché io ci tengo, perché ritengo che il compleanno sia una cosa importante, quindi penso che festeggerò pure i 26 anni. Cos'è che preferisci dell'estate? Fino a 6 anni fa vi avrei detto che preferivo il fatto che non si andava a scuola, perché ho sempre odiato la scuola, ma adesso sinceramente per me l'estate è una stagione come un'altra, solo che fa molto caldo, poi dipende. Preferisco il fatto che si va al mare, che si va in vacanza, questo. Quante ore dormi a notte? Domanda difficile, perché dipende. Io non è che ho un orario, né per andare a dormire, né per svegliarmi. Dipende. A volte
Sono arrivata pure a dormire 2 giorni di fila. Altre volte ho passato la notte in bianco. E sì, che dire, sono proprio una ragazza strana. Avendo risposto onestamente, più o meno, a 10 domande, è arrivato il momento di salutarci e ci rivediamo la prossima volta con un nuovo video.